L'Etna si è calmato, ma un certo vulcanismo perdura. Queste picciotte ce ne spiegano le ragioni. Si agita la bandiera del separatismo, se ne rappresentano vistosamente i contrasti. Fiorisce la primavera, ma tira vento di polemica. Domenica a Catania, lustra scarpe e lettura del giornale. Chiusi i cancelli del teatro, quasi simboli rovesciati di quelle porte dell'autonomia per cui Scelba teme che torni a infilarsi il separatismo. Altri lettori, un'altra notizia. Scelba vuole spiegare ai siciliani che l'autonomia regionale non può mettersi in concorrenza con lo Stato. Diverse interpretazioni verranno sostenute da altri oratori. Davanti al Palazzo della Borsa, rappresentanze della popolazione pronte a dare atto di ciò che Scelba affermerà. Cospicui in questi anni i risultati della regione, ma dovuti anche all'opera del governo nazionale e alla larghezza dei suoi stanziamenti. Portate agli amici, ha detto il ministro, una parola di concordia e di unità. Solo con queste si può realizzare un migliore avvenire della Sicilia, legato all'avvenire d'Italia, com'è nelle aspirazioni dei siciliani e degli italiani.